Sui giornali di ieri, su tutta la stampa, è stato dato ampio risalto a una vincita che è stata fatta, credo, con il lotto, con il calcio, di svariati milioni di euro per chi ha vinto, ha fatto i numeri praticamente. Ovviamente questo è stato dato molto spazio e tutti i giornali ne hanno parlato, eccetera. Sempre sulla stampa nazionale di oggi c'è un articolo che riguarda il numero altissimo di persone che buttano via i soldi con il gioco online, soprattutto con il gioco online. E questo è diretto anche, addirittura parlavano che sono anche molti giovani che spendono i soldi dei genitori per giocare online. Allora, i giornali, tra l'altro Chioggia Azzurra è diventata testata da qualche mese, c'è un direttore responsabile, dovrebbero avere l'impegno morale, oltre che professionale, a non propagandare notizie che sono nocive per la comunità. Noi di Chioggia Azzurra da sempre non abbiamo mai pubblicato notizie di vincite di qualsiasi genere, perché è un invito ad andare a giocare. Nel momento in cui uno legge questo ha vinto 80 milioni di euro spendendo 3 euro, 4 euro, ci provo anch'io, chissà che mi vada bene. E dopo, purtroppo, questo genera la ludopatia, perché è una realtà. E quindi ci sono situazioni, migliaia di situazioni, di persone che si sono rovinate con il gioco, hanno rovinato i bilanci familiari, si sono trovati buttati, soprattutto gli uomini, fuori di casa perché erano diventato un peso per la famiglia. E quindi i primi, inutile pensare a una legge, ci dovrebbe essere una legge che vieta completamente il gioco, diciamocela fra di noi, perché è inutile che lo Stato guadagni i soldi dai gioco e dopo tira fuori i soldi per recuperare i ludopatici. Comunque, la prima cosa dovrebbe essere i giornali e tutti noi a non né pubblicare né condividere notizie di quel genere. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto. Per cui proponiamo dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, lo spritz, il prosecco e la birra, tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte con il parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche sabato e domenica nel dopocena per i nostri cocktail, i nostri drink.